Oggi siamo qui a parlare del cold brew, ovvero il metodo di estrazione a freddo del caffè. Questo metodo di estrazione ha una storia molto lunga che parte dal 1605, dove gli olandesi, una volta colonizzato Giava in Indonesia, decisero di fare una visita all'imperatore giapponese per portare poi i loro omaggi. Per creare questo metodo di estrazione abbiamo bisogno della nostra base, la bottiglia di raccolta per l'acqua, ok, la parte di vetro con il suo filtro, ok, ovviamente il nostro caffè con una tostatura leggera e una macinatura simile a quella del filter coffee. Maciniamo sempre fresco il nostro caffè per avere tutti gli aromi della macinatura all'interno della nostra estrazione. Ci aiutiamo con un V60 per far entrare tutto il caffè all'interno. Ok. Ovviamente facciamo la livellatura del caffè per avere gli spazi uguali in tutto il versaggio, ok? Bagniamo sempre il filtrino di carta e mettiamo il nostro filtro di carta all'interno, ok? Spostiamo sulla bilancia, mettiamo 700 grammi di acqua con 55 grammi di caffè macinato con un rapporto di acqua di circa 80 grammi per litro. Apriamo il nostro rubinetto e notiamo la goccia che si crea. Dovremmo avere 6 gocce per circa i nostri 10 secondi. Se abbiamo fatto una buona estrazione, questo metodo di estrazione richiede dalle 8 alle 12 ore di percolazione. Abbiamo comunque bisogno di controllare sempre la nostra estrazione, perché quando diminuirà l'acqua all'interno della nostra caraffa, e ci sarà bisogno di aprire un pochettino di più il nostro rubinetto, proprio per la pressione atmosferica e il peso che avrà l'acqua sopra alla nostra bottiglia. Eccoci qua dopo 8 ore con il nostro cold brew, un caffè filtrato a freddo, e risulterà comunque con un basso tenore di caffeina, proprio per il fatto che, essendo la caffeina un alcaloide, in questo caso non abbiamo calore e quindi avremo un bassissimo contenuto di caffeina. E questo tipo di estrazione è molto consigliato farlo nel vetro, proprio per risaltare i nostri sentori di frutta e fiori che avremo, quindi i sentori solamente primari del caffè, ok? Prego, buona degustazione.